Apri questa! No, quella piccola! Figo! Ma c'è un terremoto! Wow, proviamo questi prodotti Amazon! Chiudi gli occhi e tienili chiusi! Ok, apri! Wow, ora chiudi gli occhi! Non sbirciare, mi raccomando! Ora apri! Wow, vediamo cosa c'è dentro! Non ci credo! Wow! È un mini canestro! Ma è fantastico! Dobbiamo solo montarlo! Ecco, non male! Eh sì, guarda! Un cappello a forma di canestro! Wow, mi piace! Sul serio? Ma è un sacchetto pieno di cacca! Strano ma intrigante! Vero? Vediamo! Cosa abbiamo qui? Un sacchetto di cacca! Senti tu l'odore? Non male! Non ti dispiace mica? Pensavo peggio! Voglio assaggiare! Mi piace! Ho una sorpresa per te! Ho un cappello anche per te! Fantastico! Ma aspetta! Altra cacca per noi! Ma dai, grazie! Stai fermo! Ehi, sto vincendo! Non penso proprio! Stanno arrivando! Oddio, sono finite! Ma posso usare questa! Dammi un attimo! Guarda com'è grande! È ora di fare canestro! Ehi! Sono io la numero uno! E adesso che ci faccio? Sì, ma certo! Wow! Un altro pacco! Wow, non perdiamo altro tempo! Cosa ci sarà? Sandali ad Aragosta! E sono della mia taglia! Non sono fighissime? Mi piacciono! Vabbè, e io cosa troverò? Uno strano cappello? Si possono mettere dentro due bibite? Ed eccole qua! Meno male che ho tanta sete! Alla salute! È ora di bere! Eccomi qua! Spero sia buona! Sì, non male! Jared, guarda! Wow, ottimo lavoro! Ehi, io lo so! Voglio provare i sandali! Manca un solo piede! Molto bene! Oh, qualcosa puzza! Credo siano i tuoi piedi! Oh! Stai bene? Non puzzano così tanto! Ehi! C'è qualcuno? Eh sì! Aspetta, ci sono! So come svegliarla! Le verrà un colpo! La sua bibita era troppo insipida! Ok! Eh sì, svegliati! Eh? Oh, oh, ciao Jared! Hai sete? Eh? Che cos'ha che non va? Che cavolo! Troppo piccante, eh? Missione compiuta! Ehi, Aragosta! Hai visto cosa ho combinato? Ma non esiste, funzionerà! Probabilmente ha un sapore fantastico comunque. C'è soltanto un modo per scoprirlo. Oh sì! Ma prima l'ingrediente più importante! Comincerò con metà ciotola. Non si romperà mica. Ma no, andrà bene. Sembra che le cose si stiano scaldando. Sento odore di fumo. Qualcosa sta bruciando. Ma che succede? Kevin, che cosa hai fatto? Sto provando i trucchi TikTok. Beh, allora ti servirà questo. Non dimenticare l'equipaggiamento protettivo. Cominciamo a cucinare! Hai mai visto questo trucco prima? A quanto pare crea della corrente elettrica. È incredibile! Dobbiamo provarlo. Bello! Tutto ciò di cui abbiamo bisogno sono delle mele! Adesso incolla entrambe le monete su una mela. Adesso incolla la seconda mela.
E ora la parte più divertente. Prima metti le pinze e vedi se il telefono si ricarica. Accidenti. Aspetta. Forse abbiamo bisogno di altro succo. Meno male che sono andato al supermercato. Hai altro metallo? Queste monete dovrebbero andare, giusto? Ce ne servono sicuramente molte altre. Torno subito. Non ti dispiace, vero? Wow! Mi sa che lo shopping sarà rimandato. Dobbiamo tirare fuori tutti gli spicci. Non ce la faccio! È troppo! Fallo tu! Va bene. 1, 2, 3... Via! Ed è così che si fa! Il mio bellissimo salvadanaio! Avevo risparmiato per così tanto tempo! Addio, scarpe nuove! Oh no! Spero che ne valga la pena! Questa volta utilizzeremo tutte le mele! Pensi che saranno sufficienti? E adesso è il momento della verità! E abbiamo corrente! Hai mai visto questo trucco esplosivo? Sembra pericoloso, vero? Oh! Proviamolo! Ok, ma aspetta! Usiamo questo contenitore! Così l'esplosione sarà epica! Soprattutto con tutta quella soda! E ho tante Mentos da usare! Facciamolo subito! Dai la soda, Naomi! Penso che bisognerà versarla tutta. Ti è venuta sete, vero? Dobbiamo solo assicurarci che non fuoriesca. Non ho mai visto così tanta soda! E questa era l'ultima. Siamo sicuri che siamo pronti? Forse ci sono troppe Mentos. No! In realtà, forse è meglio se ti metti questi. Eccoci qui. Le bolle si vedono. Ehi, si sono fermate. Ma che spreco. Qui è sicuro. Beh, è stato un grosso flop. Oh, forse manca qualcosa. Se devi farlo, hai bisogno della pressione di una bottiglia. Capisci quello che intendo? Ma stavo bevendo! Ti piacciono i popcorn? Puoi far scoppiare i chicchi con la piastra per capelli. Kevin! Kevin? Non è nemmeno calda! Sì, vabbè. Devi prima collegarla. Adesso le cose dovrebbero cominciare a scaldarsi. Premi sul chicco e aspetta che scoppietti. Sicura che non vuoi un forno a microonde? Ma perché non scoppia? Dai, scoppia! Wow! Hai visto? Funziona davvero! Attento a non scottarti! Un vero popcorn! Uno fatto, un milione da fare! Che ne dici di usare qualcosa di più efficiente? Come questo ferro? Questo coso fa un sacco di calore. Mettilo sotto sopra e mettici sopra un foglio di alluminio. Quindi versaci i chicchi. Le creste sull'alluminio tengono i chicchi fermi. Mi stavo dimenticando. Sarà troppo divertente. Ecco che scoppiano!
Ehi! Sembrano arrabbiati! Copriamoci! Ha funzionato meglio di quanto pensassi! Spero che tu abbia fame. Ehi, senti quel brontolio? Le buone notizie viaggiano veloci da queste parti. I buongustai sono qui! E adorano i popcorn. Woohoo! Ehi, ci restano solo gli avanzi. Perché mangiare della regolare frutta quando puoi avere quella gommosa? Cosa? Ok, vieni, forza. Scherzavo. È un'anguria, vedi? Ma è uno scherzo. Lo so. Sono un genio, cosa? Ecco, dovrebbe andare. Se n'è andata. Ed ecco l'anguria. Ehi, tu vai. No, tu. Ti do del cioccolato? Ok. La via è libera. Presa! Oh, ma come pesa? Kevin, un piccolo aiuto, per favore! Dovresti cominciare ad allenarti. Kevin! Oh, mamma! Aspettami! Ero certa di aver preso l'anguria. Cioccolato e anguria! E tagliamo! Ecco! Stavo pensando a qualcosa di più pesante. Ci siamo! E funziona! Impressionato? Oh, occhio a dove agiti quel coso! Sembra molto buona! Cominciamo a prenderne. E possiamo anche mangiarla. Soltanto qualche altro cucchiaio gigante e succoso e la finiremo in pochissimo tempo. Ultimo pezzo. Adesso la parte gelatinosa del nostro programma. L'acqua è pronta. Sarà deliziosa. Un po' di colore ci starà bene. Non dimenticare di girarla. Bene. Adesso via nell'anguria. Non troppa. La facciamo raffreddare adesso. Ci vediamo tra qualche ora. Sembra perfetta. Riesci a crederci? È pronta. L'apriamo, sì? E alla fine abbiamo la gelatina d'anguria! Dai il primo morso, su! Squisita! Ma di che cosa sa? Wow, questa festa è forte! Ehi, tutti quanti! Ehi, mi sentite? Ascoltate! Guardate, ho del formaggio! E ho una fontana! Sarà fantastico, guardate! Ora lo faccio girare! Oh no! Wow, ma è pazzesco! Ah, formaggio volante! Ma stai rovinando tutto! Scappate, c'è formaggio dappertutto! Ah, si è fermato! Mi dispiace, ma ho preso quest'idea da TikTok! Vedi, doveva essere fantastico! Ehi, e questo cos'è? Credo che sceglierò no. Ehi, si è mosso! Ma perché non rimane fermo? Oh, ok, fa niente. Ok, guardiamo questo. Dunque, finora sembra facile. Wow, sta facendo i popcorn! E sembrano deliziosi, proviamoci! Ah?
ma è scesa da qualche parte. Sono tornata e ho portato ciò che serve. E a cosa serve? Oh, ups, torno subito. Ok, questa volta ho preso quello giusto. Ed ecco il mais. Grazie, aspetta un attimo, hai visto quelle mani? Concentrati sul nostro esperimento, ma quelle mani! Vabbè. Dovrebbe bastare. Ma no, aggiungicene ancora. Sì, mettili tutti. Ok, ci serve una ciotola. Perfetto! Sara, ma non l'hai visto? Tina, stai tranquilla. E ora facciamo i popcorn. Ma guarda tutti quei chicchi! Sì, diamoci dentro! Sì! Ma sono così buoni! Beh, in realtà forse sono un po' troppi. Credo che dovremmo fermarlo adesso. Ehi, ma non funziona! Fermati, non ce ne servono altri! Che cosa facciamo adesso? Oh, ho tolto la presa! Eww, meno male! C'è un altro TikTok da guardare! Oh, sta sbucciando una mela! Sembra abbastanza figo! Ok, occhio, prenderò quello che serve! Ok, lo sbucciatore è arrivato! E ora serve la mela che ho in tasca! Quanto mi piace il fatto che tieni la frutta in tasca! Ora metterò qui la mela e aggiusterò queste parti! Ehi, vuoi accenderlo? Ma certo che sì! Guarda, sta girando! E la buccia sta venendo via! Mi sta venendo una fame e credo che mangerò la buccia! È una specie di spaghetto di mela! Non so se voglio mangiare la buccia! Ma la mela la mangio volentieri! Buona, è così succosa! Tina, ho un'idea! Una patata! Sbucciamola! Ok, è ben fissata, e facciamolo! Funziona! Sta sbucciando la patata! Ma è fantastico! È divertente da guardare! Wow, abbiamo fatto un ottimo lavoro! Voglio assaggiare! Ma hai appena morso una patata cruda? Che c'è? Ma è buona! Oh, ho un'altra idea! Proviamo con un pomodoro! Non so se sia una buona idea! No, Sara, non farlo! Oh, lo farò! Eccomi! Ah! Oh, ho del pomodoro dappertutto! Cosa credi succederà adesso? Wow, ma è figo! Tina, guarda! Sì, e ce n'è uno anche qui! Vediamo! Ehi, ho preso la tazza! Oh, ma che figo! Adesso devo prenderne una anch'io! Oh no, non questa! Accidenti, che paura! Ah no, grazie! Ok, adesso la prenderò! Oh, ho toccato qualcosa di strano! Oh, non sarà niente! Ok, provo di nuovo! Sì! Alla quarta ha funzionato! Ed ecco la mia tazza! E ho preso la teiera! Anche io ne ho una! Riempiamo le tazze! Guarda, cambiano colore! Ehi, chissà che cosa succede se... metto qualche cubetto di ghiaccio! Adesso che si sta raffreddando, il colore sta cambiando! Che figo! Quanto mi piace! Sara, guarda! Che c'è? Ramen? Sul serio? Ok, fammi assaggiare! Ma che buoni questi noodles!
Ehi, dammene ancora! Cosa pensi stiano facendo con quella bibita? Che cavolo, ma è fantastico! Non ne sono sicura, non possiamo solo versarla! Oh, ok, ora ho capito. Sì, e ora l'hai versata dappertutto. Pulisco io. Wow, ma che brava, Tina! Lo so, e ora proviamo il gadget. Ok, mettiamo questo pezzo sopra la bottiglia. Ecco fatto, è ben sigillato. E adesso possiamo usare il rubinetto per bere. Non si è versata nemmeno una goccia. Ah! Ta-da! Ah, sì, ho capito. Ehi, proviamo questo. Metto gli occhiali protettivi. Vuoi che apra questa per te? Beh, ok, se proprio insisti. Ma guarda, sta funzionando! Che bello! Fantastico, voglio provare anche io! Ma è troppo forte! Ehi, guarda, stanno facendo qualcosa con l'anguria! Figo, la fanno a cubetti! E poi li mettono in una ciotola! Sono così emozionata! Ok, io vado a cercare il gadget! Ehi, non devi toccare l'anguria finché non torno! Guarda che ti osservo! Starà guardando! Voglio solo darle un'occhiata da più vicino! Credo che sia perfetta! Sposterò questo seme qua! Ah. Che cosa c'è, anguria? Vuoi che ti mangi? Ok, se a te non dispiace! Ah, non ascoltare il diavoletto! Ascolta me, lascia perdere l'anguria! Posso usare lo stesso trucchetto. Ah, deliziosa! Quell'anguria era ottima! Oh, scusate! No, sei tu il cattivo! Ok, l'ho preso finalmente! Aspetta! Sara, ma che... Non sono stata io! Upsi! Non ci posso credere, dopo tutto quel lavoro! Non essere arrabbiata, ho un'idea! Ecco qui, ho una mini anguria! E ora l'amplificatore! Ecco, ci siamo! Sara, sei un genio! Ok, spostati! Sono troppo brava! E adesso posso provare il gadget! Guarda e funziona! Ecco, ne vuoi? Beh, più per me allora! Ma che buona! Wow, ma che giornata noiosa! Almeno ho la cola! Bene, e adesso cosa faccio? Tanto vale dare un'occhiata agli esperimenti di chimica! Ehi! Ehi, ma questo sembra figo! Questo libro è pieno di cose da provare! Ehi, smettila di dormire e guarda! Proviamoci! Tu hai una cola e io ho le mentine! Facciamolo! Forse non è stata una buona idea! Sì, beh, forse hai ragione! Vabbè, proviamone un altro. Colla, e cola. Non lo so, ne abbiamo appena fatto uno con la cola. Senti, andrà tutto bene. Dobbiamo solo provare. Ok. Dammi quella colla. Ma quale colla? Ah, ma intendevi questa colla. Ok, proviamoci. Aggiungiamo la colla proprio come dice nel libro. Penso basti.
Aspetta, mi è venuta un'idea. Aggiungiamo dei brillantini. Sì, perché no? È tutto più bello con qualche luccichio. Ora scuotiamo per bene la bottiglia. Wow, bisogna proprio scuotere forte. Forse non la sto scuotendo correttamente. Meglio provare con queste maracas. Questa sì che è musica per le mie orecchie. Va bene, ora basta scuotere. Ma guarda, la consistenza è cambiata. Apriamola. Oh, ma che strano. È tipo uno slime. E guarda come si allunga. Toccalo, cosa sembra? Voglio toccarlo anch'io. Eww, è viscido e appiccicoso. Blea, levamelo. Ehi, guarda cosa succede quando faccio così. Che schifo, questo esperimento mi mette i brividi. Vattene. Ti ho coperto gli occhi per fartene scegliere uno a caso. Ehi, di nuovo quello con la cola e Mentos. Io ho mentine e cola. Cosa vuoi fare con quell'anguria? Lo abbiamo già fatto, quindi alziamo un po' il livello. Farò un buco nell'anguria. Perfetto. E che buon profumo. Sei pronta con il cucchiaio? Togliamo tutta la polpa. Wow, ma quanta anguria ho mangiato! Ehi, dobbiamo continuare con l'esperimento! Hai ragione! Versa la cola mentre io tiro fuori le Mentos. Wow, ci entra davvero tanta cola! E ora le Mentos. Aspetta, ricordi l'ultima volta? Prima la sicurezza. E via con le Mentos. Wow! È una fontana di cola! Tutto qua? Accidenti! Ce l'hai su tutta la faccia? E ne sta uscendo altra! Ehi, ma che buona! Assaggia! Non ti leccherò la faccia, è assurdo! Oh, ma come sono belli i globi di neve! Guarda tutta la neve come luccica! Come vorrei che anche qui nevicasse! Ehi, guarda qua! Possiamo creare la neve! Oh mio Dio! Facciamolo! Voglio la neve! Va bene, tutti e due abbiamo dei contenitori. Ora ci servono solo la soda e l'amido di mais. Metterò l'amido nel mio contenitore. E ora la Sprite. Ok, sta facendo le bollicine. Aspetta, ma non è successo niente. Voglio la neve. Non una Sprite all'amido. Wow! Guarda la mia! È una specie di neve! Non è giusto! Perché per te ha funzionato e per me no? E dai, dimmi come hai fatto! Non è stato difficile, ti faccio vedere! Non ero certo che l'amido avrebbe funzionato! Ma sai cosa funziona? Un pannolino! Ho preso le forbici e l'ho tagliato! Lungo tutto il fondo. Poi ho messo l'imbottitura nel contenitore. Ce n'era molta di più di quanto mi aspettassi. E dopo ho aggiunto la Sprite. Si è subito trasformata in neve. Del resto i pannolini sono fatti per assorbire i liquidi. Voilà. Ok. Phew. Pensavo di aver fatto qualche errore. Dai qua. Sei stato tu a barare, invece! Goditi la tua neve, imbroglione! Ah, basta! La neve sta andando dappertutto! E questo è perché non
hai voluto dirmi come si faceva fin dall'inizio. Io voglio scegliere il prossimo. Tu hai appena scelto, tocca a me. Ups. Mi sa che ha fatto male. No, è tutto ok. Adesso faremo questo esperimento con l'uovo. Guarda, ho un uovo e dell'aceto proprio qui. Ok, e io ho un bicchiere che possiamo usare. Oh, perché l'ho odorato? Io non voglio odorarlo, versalo nel bicchiere. Ok, e ora aggiungiamo l'uovo. Il prossimo passaggio è quello di aspettare che l'aceto faccia il suo lavoro. Sta facendo un sacco di bollicine. Forse ha fatto... No, non credo. Dobbiamo aspettare un altro po'. Ma quanto ci mette? Sono sveglio! Ah, già! L'uovo! Controllo subito. Sì, è pronto! E l'esperimento ha funzionato! Svegliati, l'uovo è pronto! Non mettere la mano là dentro! Usa un guanto, prima di tutto la sicurezza! Preso! Ora lo tiro fuori! Che strano, è gommoso! Fammi sentire! Guarda, rimbalza! Vediamo cosa succede se ci puntiamo una torcia. Guarda, si illumina! È una specie di lucina notturna. Penso che questo sia stato il migliore tra tutti gli esperimenti. Iniziamo subito con la prima sfida. Wow, guarda quanti! Fai gli onori di casa, Sunny. Ok, vediamo. Sembrano dei noodles. E questa che lingua è? I noodles sono pronti, guarda che belli! Diamo inizio alla festa! Ho pronto il mio pennarello a punta grossa. Comincio io. Intanto ricopro l'intero lato. È più difficile di quanto sembri. Ti dispiace se nel frattempo mi preparo il pranzo? Per fortuna ho dell'acqua calda. Questo può essermi utile. Intrappolerà il calore. Ok. Mindy? Sì? Tu e i tuoi spuntini, ricordati la nostra missione. Speriamo che l'inchiostro non si sia ancora asciugato. Wow! Funziona davvero! Una lingua straniera. Riesci a leggerlo? Oh? Wow! Non ho idea di che cosa ci sia scritto. Ma posso controllare. Interessante. Davvero? Lo stai tenendo al contrario? Oh, che sbadata, vediamo un po'. Tienimi informata. È davvero affascinante. Ma che succede? Le pagine si stanno muovendo. Sunny, ho paura. Ah, chiedo scusa. Non posso crederci. Davvero? Scusa, non sono riuscita a trattenerla. Comunque, non ho trovato niente di interessante. Vorrà dire che dovrai usare questo. Odio doverlo fare, ma consideriamo questo mito sfatato. Beh, dai, almeno abbiamo provato. Ok, siamo pronti per la nostra prossima leggenda metropolitana. Sono pronta, vediamo un po'. Si tratta del testo invisibile, vedi? Che cosa possiamo usare? Non ne ho idea. Quindi? Forse possiamo usare questa? E questa? E ora che facciamo? Questa cassaforte mi incuriosisce molto. È chiusa con una combinazione. Potremmo provare a scoprire il codice. Ho la torcia. Coloriamola. Cominciamo col blu e poi passiamo sopra il rosa. Pronta? Ok.
Oh, abbiamo bisogno di un codice da leggere. E questo che cos'è? Che strano! Aspetta un attimo. Cosa? La mia fronte? Bingo! Ecco il codice! Vediamo se funziona. Oh, si è aperta! Cosa c'è qui dentro? Della carta! È una password! Quindi funziona? Già, questa leggenda è vera! Incredibile, vero? Ce l'abbiamo fatta! Forza, vai avanti! Ok, allora vediamo! Si soffoca qui! Ti spiace se abbasso la temperatura? Molto più bassa, molto meglio! Quindi? Adesso sembra di stare in una ghiacciaia! Dammelo! Ehi! No, voglio il freddo! Dammelo! Ehi, ridammelo! Forza! E dammelo! No, lasciamelo! Ho detto di darmelo! Oh no? Ora fa un po' troppo caldo! Ma non dirmi... Scegliamone una! Vediamo! È il mito della neve magica! Cosa? Possiamo fare i fiocchi di neve! Cosa intendi? Innanzitutto dobbiamo prendere un bel po' di sale, poi mettiamo un po' di zucchero. Così! Ho la gola secca! Ehi! Scusami! Ne ho più bisogno di te! Vedi dei fiocchi di neve? Arriveranno da un momento all'altro! Dai! Qualcosa? Niente di niente! Oh, un po'... caldo... Sunny! Ehi, che cosa è successo? Oh, che cos'è quella? Cosa c'è qui dentro? Mi è presa una certa curiosità. Wow, ma dai, questo è... Cosa? Interessante. Penso che sia per un esperimento e devo assolutamente provare. Lo verserò tutto. Non so bene che cosa sia. Ma ora comincia il divertimento. Tenetevi forte, ragazzi. Sta per cominciare la magia. Succede qualcosa. Assomiglia moltissimo alla neve, la vedi anche tu? Yay! Wow, funziona davvero! Beh, questo sì. Ma questa leggenda? Beh, direi proprio di no. Ok, come dici tu. Questo mito è ufficialmente sfatato. Wow, questa roba è davvero fantastica! Come vorrei giocare con un po' di neve! Sarebbe bello! Ok, perché non provi tu? Forza! Chissà cosa uscirà questa volta! La suspense mi sta uccidendo! Il serpente di bolle! Stavolta sono davvero curiosa! Assolutamente, useremo questo! E questo! Versalo, ma non troppo. Ok. Sunny, funziona! Ora tocca a me. Woo! Wow! Diamo una spinta in più. Con un tocco di colore sarà più divertente. Sarà molto interessante. Ok, pronti? E... soffia! Wow! Adesso io. Giallo! Wow! Verde! Mi gira la testa! Wow! È un sì? Questo mito è vero? Sì, un vero successo! Allora giriamo! Mindy? Ehi! Wow! Vuoi un cono? Certo! Queste cose non sono poi così comode, perché non troviamo il nostro prossimo mito da sfatare? Forza, farò gli onori di casa. Ok, è ora di sceglierne uno. Rullo di tamburi, per favore. Leggi. Ok. Che cosa dice? C'è qualcosa di interessante? Oh, è geniale! Troviamo un dentifricio. Eccolo qui. Bene. Grazie. Ne ho trovato uno qui. Bingo! Ne ho trovato un altro. Ta-da! Un altro ancora. Credi che ne abbiamo abbastanza?
Penso di sì. Cominciamo. Oh sì, snip snip. In questo modo lo faremo uscire molto più velocemente. Wow, è quello al carbone! Che soddisfazione! Guarda qui! Ne mancano ancora un po'. Forza! Avanti, le mie dita si stanno stancando. Per fortuna è l'ultimo grande. Forza, comincia pure. No, tu per prima. Ma ci mancherebbe, vai! Prego! Se proprio insisti, ok, va bene. Oh, questo sì che è squishy! Ma sento qualcosa di più solido all'interno. E questo che cos'è? Ah, mi sembra familiare, che schifo! Ma di chi sono questi denti? Boh, che schifo! Ma dove sono finiti? Oh, la mia dentiera! Oh, bentornati a casa, ragazzi! Chissà questa da dove è arrivata. Ah? Una testa volante? E dov'è il resto del corpo? Forse possiamo usarla per qualcosa. Ma certo! Vogliamo finire il nostro esperimento? Certo, forza! Bene, grazie. La sua testa è della misura giusta. Salutiamo tutti la nuova Barbie dentifricio. Saluta, ragazza! Wow, presto, fammene prendere un po'. Ah sì? Ti aiuto io. Barbie, mira bene. Grazie. Che sensazione fantastica. Dobbiamo ancora risolvere questo problema. Ah sì. Mi è passata la voglia. Sasso, carta, forbici. Credo toccherà a me. Ok, arriva il momento della verità. Sì, vediamo. Far crescere dei vermi gommosi. Wow, pronta! Ho i vermi. Grande, io ho la ciotola. Li immergo uno ad uno. E un po' d'acqua. Forza! Vediamo se succede qualcosa. Non vedo nulla. Wow, è diventato più grande. Guarda! Bello, vero? Confrontiamolo con quello originale. È cresciuto davvero! Wow, ha funzionato! Sì, facciamolo diventare ancora più grande! Pensavo che non l'avresti mai proposto! Aspettiamo, sono d'accordo! Non succede niente. Beh, aspettiamo ancora. Ok. Non è pronta. Forza, adesso tocca a te! Oh, ehi, Sunny! Oh? Aspetta, riesci a crederci? Wow, è incredibile, è enorme! Guarda quanto è grosso, posso? Ah? Perché no? Proprio niente male. Sembra che questo sia un sì. Questo mito è assolutamente realtà. Incredibile! Lo è di sicuro. Guarda TikTok, il potere della levitazione. Sto scherzando, ma è ora di una bella bevanda e di uno snack. Guarda TikTok, il potere della levitazione. Pausa merenda, grazie. Ma che figo! È davvero fighissimo! Coccorino! Oh, emozionante! Oh, ho fame, c'è qualcosa da mangiare? Ciao! Oh, dei Corflex! Oh, la scatola è vuota! Che peccato! Forse la senape? Oh no, non può essere! Oh, che cosa faccio adesso? Forse questi noodles? Bah, sono insipidi e noiosi. Tina, guarda, sta mangiando dei noodles blu. Pensi che possiamo farlo anche noi? Fammi pensare. Penso proprio di sì.
grembiuli, cappelli e guanti. Siamo pronte. Adesso aggiungiamo questa fanta ai noodles. Così. Ok, mi sembra abbastanza. Adesso mischiamo tutto insieme. Fatto! Abbiamo fatto i noodles blu. Oh, ma come sono belli! Assaggiamoli subito. Un bel boccone. Che buoni! Oh, ci siamo andate vicino. Wow, è stato troppo divertente. Poi ha fatto questo rumore. Wow, era una specie di grugnito. Ehi, mi stai ascoltando? Credo proprio di no. Oh, Coca-Cola! Scuotiamola un po'. Così va bene. Sarà fantastico. Cola dappertutto! Oh sì, è proprio quello che ci vuole! Ehi, ti ho preso questa! Grazie! Fammi prendere il telefono! Devo solo darle un colpetto! Grazie per la coca! Oh, ma non è esplosa! Che peccato! Ma perché non ha funzionato? Fammi provare con questa. L'ho agitata. E adesso la apro. Spero non esploda. Ehi, ha funzionato! Volevi davvero fare questo trucchetto su di me? Lascia stare, bevi la coca. Ciao a tutti, guardate che capelli oggi! Oh, ciao Tina! Dei biscotti! Sarà delizioso! Oh, ma che cosa è successo? Perché non mangi quel biscotto? Mi sono fatta male al dente quando l'ho morso! Ah già, questo biscotto è durissimo! Ci deve essere qualcosa che possiamo fare! Ehi, guarda! Usiamo questo martello! Sì! Gliela faccio vedere io! Ma non si è spezzato! Adesso basta, le prenderai! Una sega! Ottima idea! Sì, sarà un video bellissimo! Oh, però è stancante! Ma scherziamo, è tutto intero! È una specie di super biscotto o cosa? Ok, quando il gioco si fa duro... Oh sì! Useremo una motosega! Wow! Sì! Vola dappertutto! Ok, ho fatto! Oh no, questo biscotto è invincibile! Ci ha definitivamente sconfitte. Oh. Tina, aspetta! Guarda qui! Oh, hanno messo i biscotti in un bicchiere di latte! E ci hanno fatto una specie di frullato? Ok, proviamo con il latte allora! E via dentro il bicchiere. Adesso aggiungiamo il latte. È la quantità perfetta. Adesso un cucchiaio, così. Devo sbriciolare i biscotti e poi mischiare tutte le briciole con il latte. Lo passiamo al microonde, così. Lo accendiamo e il microonde farà il resto. Benissimo, controlliamo. Wow, sembra una piccola torta biscotto! Aggiungiamo lo zucchero e anche i confettini. Così è anche bella da vedere, vero? Diamoci dentro! Sì, è proprio una torta biscotto!
Sul serio, non è bravo a farsi i selfie. Una volta si è tagliato fuori un occhio. Sì, lo so, lo so. Già, dice che il suo telefono è vecchio. Ci pensi? Ma sai perché? Perché dice che ha rotto accidentalmente quello nuovo. Sì, l'ha fatto cadere anche dentro il water e ha scaricato. Ah, è senza speranza. Oh, senti, qui è pronto, a più tardi. Ho così tanta fame. Questi noodles saranno buonissimi. Cosa? Ehi, ma che cosa è successo? Oh no. Cavolo, ho sbagliato la ciotola. Ehi, Tina, che cosa c'è che non va? Ho confuso le ciotole, ho sciolto gli orsetti. Forse TikTok può aiutarci. Tieni, tu registra. Innanzitutto ci serve un piatto. Adesso aggiungiamo gli Skittles. E poi... così. La gelatina degli orsetti gommosi. Infine aggiungiamo altri Skittles. Ok, così. Adesso lasciamo che si secchi. E abbiamo appena fatto una banana gommosa di Skittles. O un cerchietto. Com'è gommoso! Sembra buonissimo. Voglio assaggiarlo. Ehi, dammene uno viola. È il mio preferito. Ah, accidenti! Si è girato. Oh, non riesco a farlo cadere nel verso giusto. Oh. Ciao, Tina! Che stai facendo? Uno di questi dovrà cadere bene. È un po' strano, ma ok. Aggiungo del caramello alla mia cheesecake. Che buon odore! E scommetto che è buonissima. Forza, stupido bicchiere! Ma perché non ti tieni in piedi? Ti odio! Tina non se la sta cavando molto bene. Ehi! Forse questo può aiutarti. Aggiungerò del caramello a questo bicchiere, così. Ok, Tina, la fotocamera c'è. Prova di nuovo. Ehi, sono Tina e sto facendo la sfida del lancio del bicchiere. 1, 2, 3. Wow, Tina, ha funzionato! Sì, sono la migliore! Woo! Tuturu! E adesso la mia cheesecake. È buonissima. Ma guarda quanta roba da mangiare! Che peccato che non ci sia nessuno qui per godersela. Non mi sono mai sentita così sfigata. Almeno Naomi si sta riprendendo. E sembra anche si stia divertendo. Baci! Ehi! Occhio a dove ti siedi! Tina, ma perché quel muso lungo? La mia festa fa schifo! So io che cosa fare allora! Ecco la ruota delle sfide TikTok! Guarda tutti questi divertenti trucchi! Li voglio provare tutti! Ed è quello che faremo, ragazza! Sì! Signorine, preparate i panini! Non sembra squisito? No, non ancora! Dobbiamo completare la sfida! Proprio come su TikTok, ricordi? Ok, cominciamo! Come stiamo? Pronta per un po' di colore? Diamoci dentro! Per prima cosa ci serve un piatto con del formaggio grattugiato e del colorante alimentare bello brillante. Mescoliamo per bene e usiamo anche altri colori. Pronta per il formaggio arcobaleno? Mettiamoli in fila sul pane. Aggiungiamo un'altra fetta e adesso mettiamolo sulla piastra. Senti come si scioglie? Si sta sciogliendo di sicuro. E adesso la grande rivelazione! Prendi il panino tra le mani
E guarda come fila! E questo trucco TikTok funziona! Possiamo mangiarlo adesso? Tina, gira la ruota! Sì! L'ho sempre voluto provare! Ta-da! Pronta? Taglia per bene la confezione. Una volta che è aperta, tira fuori tutte le caramelle. Adesso assaggiane una. Non smetterei mai di mangiarle. Ma potremmo fare qualcos'altro! Come hai fatto, Tina? So a cosa stai pensando! Vuoi dare un po' di colore a una maglietta noiosa? Una volta arrotolata come una palla, usa uno degli elastici per tenerla ben ferma. Ti aiuteranno a creare un disegno. Adesso metti gli Skittles sopra in questo modo. Poi spruzza dell'acqua e guarda come si sciolgono i colori. Sei pronta a vedere il risultato finale? Wow! Ma che figa! Dobbiamo metterla su TikTok subito! Buone da mangiare e belle da vedere! È troppo bella! Avremo un sacco di visualizzazioni! Pronta, partenza e gira! Oh, ciambelle! Non credo che ne abbiamo, sai? Forse possiamo usare questi? Sono come delle mini ciambelle. Proviamo, sì! Prima ne versiamo un po' su un piatto. Ho già fame! Ti piacciono i miei occhi? So io come trasformarli in vere ciambelle. Se li metto nel microonde, forse cresceranno, giusto? Vedi qualcosa? Non ci credo! Sono dei mostri! E profumano di frutta! Manca ancora una cosa, però! Ah? Ma dove li porti, scusa? Stai riprendendo, vero? 3, 2, 1... E guarda un po'! Hai mai visto delle ciambelle così grandi? Lo facciamo? Sì! Di nuovo dentro! Non ci posso credere! Ciao, ciambella gigante! Di sicuro questo è un record! Oh, te la riprenditi! Perché non la metti qui, eh? Ok! Ho anche del latte! Non hai mai mangiato dei cereali così? Latte, latte ovunque! Chi l'assaggia per prima? Non ho mai voluto tagliare i cereali così tanto! Grazie! Diamo il primo morso insieme! Ma che sta succedendo qui? Oh, sono sempre uguali! Questo TikTok è un vero fallimento! Oh no! Non immaginavo che sarebbe andata così! Questo non lo riprendo di certo! Pronta per un altro giro? Anguria! Sì! Dammi soltanto un secondo, ok? Ma dove sta andando, Tina? Ritorni? Ok, aspetto qui. Ah, ci sta mettendo una vita! Niente snack?
dovrei farmi bionda. Carina. Dai, Tina. Questo è cacao? Visto, visto. Le mie braccia sono così lunghe. Arrivo con la protagonista. Faccio io gli onori. Eccoci qui. Cosa? Non ho mai visto niente di simile. L'hai fatto prima? Vuoi vedere come si fa? Fai un bel taglio al centro, proprio qui. Va bene così, giusto? Con un cucchiaio rimuovi tutta la polpa. Mettila dentro una ciotola. Dopo un po' sarà così. Metti da parte la buccia. Quindi prendi quest'altra. Tagliala sui lati in questo modo. E continua per tutta la circonferenza. Non dimenticarti il gambo. C'è ancora della buccia qui. Non scordarti di questa parte bianca. Adesso comincia a sembrare una palla, giusto? Una palla rossa e succosa. Ti ricordi le altre bucce? Mettici dentro la seconda anguria. Ho capito! Facciamola vedere al mondo intero, ok? Non c'è niente di meglio della magia di TikTok. Stai benissimo, Naomi! Ciao ragazzi, guardate! Avete dello zucchero filato in giro! È ora di addolcire questa vasca! Vai! I colori si fondono tutti insieme! Scopri se questo trucco TikTok e altri col cibo funzionano veramente! No, continua a scorrere! Bingo! Pensi che funzioni? Mettilo nel microonde! Allora cosa succede? È tutto appiccicoso! E adesso cosa ne facciamo? Aspetta un attimo! Non esiste! Dobbiamo provarlo! Il microonde c'è! Yogli, orsetti gommosi e un piatto per il microonde, ovviamente! Guarda tutti questi colori! Un paio di minuti dovrebbero bastare! Aprilo, aprilo! Non bruciarti! Figo! Ora bisogna metterlo nella cannuccia! E soffiare! Sta funzionando! Riesci a crederci! Il sapore è davvero eccezionale! Ben fatto! È ora di farne ancora! Wow, quella è enorme! Ho un'idea! Proviamolo con i miei orsetti gommosi! Questi sono i miei preferiti! Buona fortuna a voi, piccoletti! Farà caldo lì dentro! Non vedo l'ora che passino 2 minuti! È ora! Ragazzi, state bene lì dentro! Ma perché c'è un peluche? Quello non me lo aspettavo! Forse serve un altro minuto! Dovrebbe essere abbastanza! Ehi! Ma non ho messo una banana qui dentro! Ok, un altro minuto! Tina è troppo credulona, eh? È ora del prossimo articolo! Luna! Non ci posso credere! Addio! Tina, devi guardare! Guarda cosa fa! Lo versa nella bibita? Non si vede nemmeno! Poi la mette in frigo! Poi aspetta! È pronta! La bibita si è trasformata, vedi? Dobbiamo assolutamente provare! E io ho lo sciroppo di mais! Questo è proprio lo stesso! Che i giochi abbiano inizio! Inizia a versare! Non essere timida! Si sta mescolando, vedi? Usiamo del colorante verde, così otterremo della roba verde. Grande! Aspetta, gli sprinkles sono un vero must. Va bene. Ma non troppi, ok? Perfetto. Resta una sola cosa da fare. Scuoti, scuoti! Alla salute, ragazza. Lasciamo che si freddino. A dopo. E adesso aspettiamo. Pronta? Sembrano piuttosto fredde! Ora è il test finale! Pronti? Partenza! Spremi! Ha funzionato! È tipo un dolce gommoso alla Sprite! Dai un'occhiata al mio!
Gli sprinkles erano un'ottima idea. Ok, facciamo a cambio. Pronta per un altro hack? Se lo dici tu. Quella pizza sembra proprio buona, ma la sta tagliando male. Wow, ora è più piccola. Ma sembra una pizza normale. Interessante. Vogliamo provare? Penso di averne una. Dici di non toccarla. Mi dispiace, Kevin. Vediamo se se ne accorge. Farò io gli onori. Proprio nel mezzo, giusto? Non dimenticarti del secondo taglio. Devo fare una linea abbastanza pulita. Mi sembra buono. Ora tirala fuori. Quindi unisci le metà. Ecco! Che buon profumo! Ma abbiamo ancora del lavoro da fare. Un altro taglio non farà male a nessuno, giusto? Ecco fatto! Non dirò niente se tu farai lo stesso. Sì, voglio un altro pezzo. Perfetto, ta-da! Questa idea è geniale o cosa? Hai sentito? Kevin! Non abbiamo lasciato nulla! Non se ne accorgerà, vero? Sarà come una pizza monodose. Presto, sta arrivando! Dov'è la mia pizza? Voi due non l'avete mangiata, vero? No! Oh? Ma com'è piccola! Molto interessante! La mangerò in camera mia! Ci è mancato poco! Tina, guarda questo! Il tostapane è messo di lato! Sta facendo dei toast al formaggio! E non gocciola affatto! Ma è davvero geniale! Vuoi provare? Sono sempre in vena di toast al formaggio! Io sono pronta! Che ne dici di farlo in questo modo? Adagiamo il pane, poi mettiamoci sopra il formaggio, vedi? E avrà lo stesso identico sapore! Con il toast al formaggio non ci si può sbagliare, non ci vorrà troppo tempo! Altrettanto geniale, direi! Tocca a me! In questo modo è meno difficile, non devo pulire alcuna padella. Andate dentro! Ti stai già scaldando lì dentro. Il formaggio sciolto significa che è pronto. Ma guarda un po', formaggio fuso e pane tostato. Ma io sento odore di fumo. Tina, lo senti? Il mio toast! Ce ne siamo dimenticate! Oh no! Beh, a me è andata male, eh? Il forno è troppo potente! Eccomi in aiuto, signore! Ho trovato la fonte! Il fuoco è stato del tutto spento! Dovrebbe bastare! Adesso va molto meglio, signora! Era davvero necessario! Che schifo! Ehi, ho un pezzo in più! Ho un pochino di fame! Ta-da! Ti ho spaventata! Guarda questo! Che cosa? Il gelato è nella bibita! E lo sta mescolando! Sembra divertente! Un gelato e una bibita, per favore! Sarà qui tra poco! Signore? Wow, che velocità! Pronta a testare questo hack? La bibita sembra fredda. No, dobbiamo mescolarlo, ricordi? È ora di fare un tuffo. Sembra piuttosto figo, vero? Il gelato sta venendo via. E sembra anche cremoso. È ora di assaggiare. Non è mica male. Ehi, ho un'idea. Un gelato, per favore! Che velocità! Volevo provare un'altra cosa! Con i chicchi di caffè! Deve essere buono, giusto? Insomma, credo almeno!
Buon appetito! È un po' amaro! Pensavo meglio! Grazie! Solo chi non prova non sbaglia! Ciao ragazzi e benvenuti sul mio canale! Non è tremendo quando vi si scarica il telefono e non ci sono prese in giro? Beh, basta prendere due banane, posizionatele su un tavolo in questo modo. Oh, dimenticavo, ci serve un'ultima cosa! Una monetina per essere precisi. Inserite la moneta in una delle banane in questo modo, quindi inserite anche la seconda banana. Poi prendete il caricabatterie e inseritelo nella banana. Siamo pronti, basta collegare il telefono e guardate! Oh, accidenti, funziona! Si ricarica davvero! Siete stati un pubblico fantastico! Mua mua. Ah, capito! E ciao e benvenuti allo show! Guardate quanto oro e quanto brilla, pazzesco! Diamo il benvenuto alla proprietaria di tutti questi trofei, l'atleta più amata di tutti, Sunny! Come butta? Ah, sono così lieta che tu sia qui! Vuoi parlarci di come sei diventata un'eroina della pallacanestro? Beh, più che eroina direi, una superstar! Oh, pardon, continua! Tutto è iniziato quando ero piccola! Se voglio diventare professionista devo allenarmi ogni giorno! Se solo avessi un canestro, dovrò accontentarmi di un cestino! Ah, per poco! Per un attimo ho pensato che fossi entrata! Forse posso usare il cartone della pizza? Sì, può andare! Finalmente avrò un canestro! Inizio aprendo la scatola, poi disegno un cerchio che sia più largo della palla. Lo divido in spicchi e poi li taglio, ma non fino in fondo. Ok, proviamo ragazzi. Questo sembra un buon punto. Incollo il retro della scatola al muro, poi spingo gli spicchi verso il basso. Ed ecco Sunny che avanza dalla zona di difesa. E fa canestro! Sì, così! Guarda che stile! Boom! Nessuno riesce a starmi dietro! Cavolo! Ah, credevo di farcela! Non c'è nessuno del resto! Facciamo che è entrata, ok? E il resto, come si suol dire, è storia! Oh, non piangete, dai! È una storia come tante! Dai, asciugati il viso, tieni un fazzoletto! È solo che adoro le storie a lieto fine! E a proposito della scatola, non ce l'hai più, vero? E invece sì, Ashley! Eccola qui! È quella originale! È grazie a lei che sono diventata una campionessa! Wow, stupendo! Posso? Dacci dentro! Coraggio! Sei un talento nato! Abbiamo esaurito il tempo, grazie Sunny! A presto, ciao! È una roba pazzesca! Sì, così, balla! È così morbido, guarda come va! È fantastico! Oh, non ho mai avuto giochi così fighi, magari Sunny me ne farà provare uno. Mi avvicino piano piano. Wow, è davvero ipnotico. Chiedere è lecito dopo tutto. Ehi, no, non ci riesco. Non mi ha sentita. Cos'è stato? Non mi piace. Ehi, che vuoi? Wow! Ehi, vacci piano con quella! Meglio evitare spiacevoli incidenti! Ah, un lecca-lecca, eh? Pensavo che... lascia stare. Sunny, posso giocare con quella molla? Questa, dici? Solo un secondo. Sei pronta? Cosa? No! Non è molto carino. Vabbè, non fa niente. Sono tutti miei. Questa poi è la mia preferita. Lei si becca sempre le cose più fighe. Aspetta, ho un'idea! Sistemo i block notes in questo modo, poi prendo quello che mi ha dato Sunny e lo uso come base, mettendoci sopra gli altri, facendo diversi strati colorati. Applico ogni strato leggermente sfalsato così che si veda. Continuo così finché non li ho usati tutti. Alla fine mi ritrovo con questa sorta di spirale. Gli ultimi invece li impilo uno sull'altro. In questo modo... attacco l'ultimo e quando apro la spirale ecco qui! Bello, vero? Può anche saltare giù dalle mensole. Wow, adesso non mi serve più quella molla! Potrei stare a guardarla per tutto il giorno! È così colorata ed è tutta farina del mio sacco, davvero una figata!
Ehi, Sunny, guarda qui! E poi gli ho detto chi se ne frega! Oh, Lily, guarda lì! Wow! Sì, me lo dicono spesso. Dove l'hai presa quella, Ashley? Ma... L'hai fatta tu? Ne fai una anche per me? Adoro mettere un bel cappellino. Penso che sia tutto pronto. La torta c'è, il tè pure. Manca soltanto l'ospite. Tanti auguri! Oh, non dovevi! Quella torta ha proprio una bella faccia. Aspetta però. Non si può mangiare senza una tazza di tè. Devo solo mettere l'acqua a bollire. Sunny, mi è rimasta solo una bustina. Già, non ce n'è più. Va bene, dai, prendila tu. Scherzi, sei l'ospite, prendila tu. No, tu. Insisto. Non importa davvero. Prendila, per favore, non la voglio. E invece sì. Prendi la bustina. Basta così, so cosa fare. Ma con chi stai parlando? Guarda qui. Inizio rimuovendo il cordino, poi dispiego la bustina e adesso mi serve un paio di forbici. Taglio accuratamente qui alla congiunzione, devo essere molto precisa. Ed ecco che mi ritrovo con due bustine di tè. Vuoi vedere un trucco di magia? Ta-da! Wow, sei una maga! Scaldiamo l'acqua, dai! Non vedo l'ora! Poi possiamo mangiare la torta? Ma certo! Ci voleva proprio! Grazie, amica! E poi Justin che si è messo a ballare con Luna e Gabi li ha visti! Justin ha fatto cosa? Gabi era fuori di sé! Oh, ecco i nostri piatti! Buon appetito! Ho una fame, sembra buonissimo! Adoro i cereali! Ma dove sono finiti? Fammi riprovare! Ma che succede? Cos'è tutto questo baccano? Credo che il cucchiaio sia rotto, non funziona! Scherzi, spero! Ehi, cameriera, può venire qui un secondo? Mi dica tutto, qualcosa non va? Direi di sì, guardi un po'! Oh, signora, non si preoccupi, glielo sistemo io! Gli diamo qualche colpetto e torna come nuovo! Roba da non credere! Di certo non tornerò qui! Ci sono quasi! Cavolo, è più difficile di quanto pensassi! Ma che cosa mi tocca vedere? Non è venuto benissimo, ma dovrebbe andare. Lo spero bene. Sì, ora va meglio. Ci voleva tanto? Fate attenzione la prossima volta. Bastava girarlo comunque. Come fanno le persone normali. Visto? Facilissimo. Prova anche tu. Girare il cucchiaio? Ok, proviamo. Aspetta, ma che... Lo sta facendo di nuovo! Non ci posso credere, mi sta venendo il mal di testa! Girare il cucchiaio, ma che diavolo! Non avrebbe mai funzionato! Aspetta, ma quei cucchiai sono tutti difettosi! Forse ci è arrivata una partita fallata! Non può succedere durante il mio turno, ora ci penso io! Almeno così sfogo un po' di stress! E vengo anche pagata per farlo, che fortuna! Vediamo un sacco di video divertenti su TikTok, ma quelli che riguardano il cibo sono sempre super divertenti. Soprattutto quando li provi tu. È normale che faccia così? Attenzione, mi sa che scoppia! Niente di meglio di uno smoothie verde per restare sani. I cetrioli sono i miei preferiti. Non è un colore bellissimo? Chi vuole il mio smoothie speciale? Bevi, tesoro! Ti fa bene! È commestibile? È un'insalata liquida! Grazie, nonna! Divertiti! Beh, questo non me lo metto in bocca! Non è nemmeno freddo! Sembra sangue di alieno! Disgustoso! Oh! I miei amici non ci crederanno.
Ehi, aspetta un attimo, posso farci qualcosa di bello? E ora vi presento le dita invisibili. Ma dove sono andate? Questo diventerà virale. Lo smoothie di mia nonna è top. Scusa, ma le tue dita sono sparite. Chiamo il dottore. Mi sono cadute. Che fa qui? Guardi la sua mano, dottore. Era solo un TikTok. Guardi. Questo è il terzo fraintendimento di TikTok che ho visto questa settimana. Perché faresti una cosa del genere? I giovani d'oggi. Ah, che bella mattinata. Ma prima le cose importanti. Cos'è questo schifo? Ma è un cotton fioc usato. Ma che schifo, ma quanti sono? È la casa degli orrori. Non ci crederai. Scusa, non ti sento. Non ci credo, bleh. Coinquilini, che fatica. Ma questo è burro d'arachidi. Oh, ora me la paga. Posso usare questi. O forse dovrei esagerare un po'. Col dito, sì. Ehi, ho le orecchie proprio tappate. Forse è un tappo di cerume. Preso! Quanto cerume, eh? Tieni! No, grazie! Mmm, cremoso! Come una caramella! Oh, sto per sentirmi male! Così impara! Mmm, buono! Oh, guarda, ti mangi un'insalata super sana! Sono fiera di te! Oh, ma è passato un tornado in cucina? Non hai pulito i piatti? Oh, uffa, va bene, lo faccio ora! Cosa non si fa per mangiare in pace? Cosa mi ricorda questa? Spugnosa e morbida! Proprio come quella torta lì. So esattamente cosa fare. Ti piacciono le torte? Iniziamo con del colorante alimentare. Mescola nell'acqua finché non diventa verde scuro. Fai lo stesso col giallo. E ora li mettiamo nella torta col pennello. Un lato sarà giallo acceso. Passa bene il pennello per un effetto ottimale. Facciamo l'altro lato. Ma stavolta lo facciamo verde. Ti sembra già familiare? Uno dei miei lavori più belli. Sta arrivando. Ehi, perché i piatti sono ancora sporchi? Sei stata qui seduta tutto il tempo? Ah, buone le spugne! Oddio, non me lo aspettavo! Non ti piacciono? È tutto ok, mamma, è solo una torta colorata. Guarda! Ti piace fare gli scherzi, eh? Non so resistere! Mmm, sponge cake! Ah, buongiorno, mondo! Teniamo a bada questo alito mattutino. Non è ancora pronta! Si è già lavata i denti per bene. Entro. Cosa c'è di più pauroso di un ragno? Un ragno in testa, certo! Ma è un... Ah! Vattene! Che schifo! Oh, che giornata! Ecco il mio programma preferito! Siamo un po' troppo festose qui! Arrivederci! Ah? Ah? Ragno? Ragno di plastica? Luna, dove sei? È stato fin troppo facile! Ah, voglio la rivincita! Mi serve questo
questo e tantissimi di questi. È il momento di sistemare la scena. In posizione, ragazzi! Sta arrivando! Che faccio? È il momento di divertirci un po' coi ragni! Ma non c'è! Vabbè! Ha lasciato tutto il cibo! Sembra ora di pranzo! Questi mi spaventerebbero! Che succede? È un serpente quello! Niente di peggio di un serpente! Ti piace, Luna? È stato fin troppo facile! Che sete che avevo! Non c'è niente da bere! Beh, non è un buon segno! Ehi, quello dove l'hai preso? È anche il mio succo preferito! Posso rubarti un sorso? No, prenditi il tuo! Ma che avara! Allora me ne prendo uno tutto mio! Sì, tutto mio! Perché così egoista? Forse posso insegnarle una lezione. Mi servirà solo un'estensione di cannuccia. Una volta presa, spingila giù. E ora inizia il divertimento. Cannuccia ufficialmente tutto ok. E Lily, vuoi vedere un trucchetto? Ma che... Posso far uscire il succo dalle orecchie? Ma si può fare! Ah! Non passa mica! Mi hai fregata! Ora devo lavarmi i capelli! Così impara! Vedi questi soldi? Sono tuoi se riesci a trovarli. Pronta? Non guardare. Dove sono? Non so dirtelo. Lo sai? Oh cavolo, mi sono dimenticata una cosa. Torno subito. Devo agire ora. Aspetta, c'è un sapore strano! Oh, eccola che arriva! Ok, eccomi col pennello! È il momento di usare questa maschera per il viso! Maschera viso! Oh mio Dio! Che cavolo? Mi hai sputato tutto addosso? Scusa! Perdonami! Ok, è il momento di farsi i capelli! Che cavolo c'è sopra il mio asciugacapelli? Oh, non ci posso credere! Ok, è il momento di fare qualcosa. Entro in modalità detective. Nulla sfugge al mio lato Sherlock. Ok, iniziamo dai dati più evidenti. I sospettati sono pochi. Vediamo di chi sono le impronte. Ah! Ok, ecco. Ora cosa dovrei fare? Oh, farina! Proprio di questa avevo bisogno. La verserò dentro all'asciugacapelli. Sarà scioccata! Ok, dovrebbe bastare. Ups, devo spegnere la luce. Ok, così impara la lezione. Mi nascondo nella vasca così vedo che succede. Sarà divertentissimo! Ok, ora mi asciugo i capelli. Ah! Ma che diamine! Che succede? Cos'è questa cosa? Ah, sei tutta sporca! Te lo sei meritato! Questo è lo scherzo più bello che io abbia mai fatto! Sì, sì, certo, che divertimento! Oh mio Dio, non ci credo che abbia viaggiato così tanto solo per incontrarla! Stai piangendo! Perché? Non è triste! Non ti ho mai vista reagire così davanti a un film! Sì, è vero, gli ormoni mi rendono emotiva! Ah, perché non riesco ad aprirlo? Lo faccio con i denti!
Non funziona! Oh mio Dio, ora vuoi piangere anche per questo? Sei così carina e ridicola! Mi metto lo smalto finché ci arrivo! Oh no, sono in ritardo! Già non riesco più! Ah, stai piangendo perché non riesci a metterti lo smalto! Ho sempre fame! Aspetta, non è questo quello che voglio mangiare! Ho bisogno di cetriolini e panna! Perché non mettere la panna anche sul salame, no? Oh sì, è buonissimo! Ma ora devo mangiare anche dei cetriolini! Non male! E questa cipolla? Aspetta un momento! Ho la cioccolata e le codette! Metto la cipolla nello spiedino! La immergo nella cioccolata! Prossimo passo, codette! Ecco qua, com'è venuta bella! E ora vendetta! Ehi, ti ho preso questo dolcetto! Oh wow, grazie mille! Che odorino! Ah, oh mio Dio! Che schifo! Ah, ci sei cascata di brutto! Sembra che ora sia lei quella che piange! Mmm, cipolla e cioccolata, combo perfetta! Che cavolo è questa spazzatura? Chi ha lasciato le bucce sul bancone? Aspetta un attimo, sono anche per terra! Le tracce portano tutte qui. Perché anche sullo scaffale? Mmm, che buona questa anguria! Ah, sono piena! Hai mangiato tipo 5 angurie! Perché hai fatto tutto questo casino? Non ci credo! Ah, come fa ad essere così disordinata? Direi che inizio a pulire! Ups, ho dato una botta a questo flaconcino! Mmm, colorante alimentare rosso! Oh, ho un'idea fantastica! Ok, ne metto un po' sull'anguria! E poi ci passo bene il pennello! Come si sparge bene, sembra vero, eh? Ok, mettiamo in pratica il piano. Ehi, ti ho portato il resto dell'anguria se vuoi finirtela. Oh, grande, grazie mille. Ah, sì, ha funzionato. Perché ridi? Aspetta, perché sono tutta rossa? Anche in bocca. Così la prossima volta ti ricordi di sistemare. Ok, sta dormendo di brutto. Metterò questo scarafaggio finto proprio qui! E ora uso questa piuma per svegliarla! No, micetto unicorno, smetti di farmi il solletico! Oh, si sta svegliando! Devo nascondermi! Eh? Che succede? Oddio, aiuto, che paura! Ah, hai urlato tantissimo! Come hai potuto farmi questo? Ehi, vieni a prenderti il tuo toast! Ecco qua! Grazie, sembra buonissimo! Ecco qua! Ora da un morso! Ah, cos'è? Ah, uno scarafaggio! Ah, scarafaggio, oddio! Goditi il resto del toast! Aspetta un attimo! So cosa fare! Ok, ciotola e latte! Ecco qua! Prossimo step, aggiungiamo gelatina! Quantità perfetta e ora colorante alimentare! Giusto qualche goccia e ci siamo! Mescoliamo e lasciamo riposare! Ora mi serve uno stampo! Questo stampo di silicone è perfetto! Ma prima devo metterci anche questa tarantola finta! Ecco qua! Proprio sopra il ragnaccio! Già non si vede più! E vai subito in frigo! Ecco qua! Ehi! Ho fatto una buonissima torta! Vieni a vedere! Ta-da! Wow! Sembra deliziosa! Ne prendo un po'! Aspetta, questo cos'è? No, 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 no! Ragno! C'è un ragno enorme dentro! Ah, e ora chi urla per gli scarafaggi finti? Tu! Ah, ne è valsa la pena sforzarsi! E
niente, ha iniziato a piangere a dirotto. Non ci credo, lei gli ha detto proprio questo. Ehi, vuoi assaggiare la mia salsa ranch? Oh, sì, certo. Ho avuto un'idea. È l'ora dello scherzo. Ehi, cos'è quello? Metto un po' di ranch qui. Cos'è? Non vedo nulla. Oh, scusa, è un cagnolino, ma ora è andato via. Ehi, ma che diamine, cacca di uccello! Che schifo! Aspetta, ci penso io! No! Che fai? Non ci credo che l'hai fatto! Ora mi sento male! Calmati, era uno scherzo, era la salsa! Oh, grazie a Dio, ero preoccupatissima! Bello questo scherzo! Ecco, prendi altra ranch. Beh, nessun problema, allora faccio così. Riempio la mia bottiglia di Coca-Cola. Sì, è la mia occasione. Porto il suo zaino qua. E verso la Coca-Cola. Oh, Tina, guarda cosa sto facendo. Fermati! Basta, quello è il mio zaino! Io, tu... Oh! Beh, io ho il tuo zaino! E se lo facessi a te? Ma era solo uno scherzo! Oh! Ups! Beh, lo zaino è fradicio! Mi dispiace! Io vado! Ti ho detto di far esplodere il carro armato! Sì, è distratto! È il momento perfetto! Questo scherzo sarà fantastico! Ehi, posso sedermi? Grazie! Thomas! Proteggi il fianco! Thomas! Ma non mi dà proprio retta! Thomas! Ehi, aspettate un attimo! Tina, che cosa vuoi? Guarda questa barretta proteica! Ok. Ah, è sparita! Cosa? Ma come hai fatto? Tieni, così puoi provare! Beh, se ci sei riuscita tu, posso farlo anch'io! E... schiacciata! Ci sei cascato in pieno! Ci sono briciole dappertutto! Ma non capisco, perché la tua è sparita? Ah, era uno scherzo! Tina! La campanella! Spuntino! Mangerò una barretta al cioccolato! Eh già, è così buona, la mangerò tutta! Cos'è questo rumore? Tina, che cosa guardi? Thomas, non sei tanto normale! Hai visto il video? Ce l'aveva tutta in faccia! Accidenti, l'ho finita! Ma la barretta di Tina è proprio lì! Tina, posso? Cosa? No! Hai già mangiato la tua! Mi ha appena chiesto se poteva mangiare la mia! Certo che è proprio acida oggi! Ehi, aspetta! Forse se... No, non così! Ma se faccio... Esatto, funzionerà di sicuro! È ora di fare a pezzi la barretta di Tina. Farò un taglio in questo senso e poi un taglio dritto. E poi questo quadratino. Ecco fatto! Sposto tutti i pezzi e ora li riposiziono. Fatto! Non si accorgerà di nulla. Thomas, hai rubato la mia cioccolata? La tua barretta è proprio lì. Oh, beh, mi sembravi sospetto. Aspetta, perché ci sono tutti questi tagli? Non mi sembra normale! Lo sapevo! Gli hai rubato un pezzo! Devo andare! Ah, è ora dei cereali! Thomas, sei sempre in mezzo! Ehi, che bicipiti! Sono duri come una roccia! Sto diventando troppo forte! Guarda! Ah, ma cosa sta succedendo? Thomas, basta, mettimi giù!
Mi stai facendo impazzire! Voglio mangiare i cereali in santa pace! Ehi, dammi il cucchiaio! Sapevo che l'avrei piegato! Oh, ma lo stavo usando! È il peggiore! Dovrei? Sì, dovrei! Prendo un barattolo vuoto e un palloncino! Ce lo metto dentro ma tenendolo legato a uno spago! Ora fisso lo spago al coperchio! Perfetto, è ben fissato! Ora rimetto dentro i cornflakes! Fatto! E rimetto il coperchio! Thomas! Ho bisogno di te! Eccolo che arriva! E azione! Sono qui! Che cosa vuoi? Non riesco a togliere il coperchio! Mi aiuti tu? Va bene, fammi vedere! Ah! Ma i cereali sono dappertutto! Ha funzionato! Ci sei cascato! Adesso ti faccio vedere io! No, 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 no! Schiva, schiva! Eh già! E guarda questa! La mossa finale! Sì! Mi piace vincere! Nessuno mi può battere! Ah, quando vince è insopportabile! Pensa di essere bravo! Scommetto che ha barato! O ha usato qualche codice per barare! Mi fa arrabbiare così tanto! Aspetta, so io come vendicarmi! Ho lo scotch, un pezzo bello lungo! Ora le forbici! Ma cosa ci fa un peluche qui? Sì, la mia invenzione è completa! Adesso diamo vita alla mia idea! Thomas! Che c'è? Vuoi la rivincita? Ehi, quello cos'è? Fermati! È per una gara di bevute! Prima sgancia! Ok, ecco qua! Ok, 3, 2, 1 e bevi! Devo solo bere più in fretta e vincerò io! Ma come fa a bere così velocemente? Devo succhiare più in fretta! Ci sono quasi! Fatto! Sì, ho vinto! E quindi a me i soldi! Ciao, vado a fare shopping! Come ha fatto a battermi? Ehi, ha barato! Ne avevo più di lei! Tina! Adesso aggiungerò altri confetti! Emma adorerà questa torta di compleanno! Ah, penso sia la migliore che io abbia mai fatto! Ehi, guarda che torta! Devo assaggiarla! Sì, è proprio buona! Tu vieni con me, torta! Ah, Thomas, fermo lì! Oh, no! Oh, la mia torta! Mi dispiace, sistemerò tutto! Guarda, è come nuova! Non è una torta, è un ammasso informe! No, non piangere! Guarda, c'è persino la candelina! Era la torta per Emma e adesso è rovinata! Accidenti, non volevo rovinarle la torta! Beh, ma ci sono ancora degli ingredienti! Forse so come rimediare! Sciolgo il cioccolato con il phon! Sembra buono! Ma non posso mangiarlo, non ancora! Ok, fatto! Aggiungo questi mini marshmallow! Li metterò nel cioccolato! Li mescolo finché non sono tutti ricoperti di cioccolato! Assomigliano ai cereali immersi nel cioccolato al latte! Metto tutto in una teglia! Perfetto! Ci sta tutto! E aggiungo dei confetti per un tocco di colore! Bene! Sono abbastanza bravo! Dopo che si è raffreddata si può mangiare! Barrette al cioccolato e marshmallow! E la candela è il tocco finale! Wow! Ma come hai fatto? Mi dispiaceva per la torta, quindi ho fatto queste per la festa! Che spettacolo! Dai, andiamo alla festa! No,
non sapevo che avessimo questi. Ehi, chi lascerebbe la scatola in questo modo? Beh, chiunque l'abbia fatto ha lasciato un sacco di briciole, o meglio, delle tracce, e io andrò fino in fondo. E continuano? Lizzy? Cosa diavolo hai addosso? I cereali! Op, devo mettere giù questa cosa. I cereali possono fare un bel po' di casino, eh? Anch'io ho sete. È l'ora del salato. Ti va di spiegarti? Grazie. È che voglio vivere da pigra. Guarda e impara. Ehi, Brian! Oh, ehi! Vuoi aiutare a preparare per la festa? Perché no? Ah, wow! Mi gira la testa! No! Torna qui! Ma è impossibile! Qualcuno non è dell'umore giusto! Proverò a trovare il palloncino! Chissà da quant'è che era qui! Ecco dov'era finito! Ah! Wow, guarda! Oh! Ma è più grande di me! Ti va una piccola serenata? Dovrei allenarmi! Come c'è finito dell'aceto qui? E il bicarbonato di sodio? Che strano! Eccolo! Va bene, torniamo al lavoro! Oh, sono esausto! Ho solo bisogno di un po' di zucchero! Ehi! Vuoi fare un esperimento? Prendi una bottiglia vuota e con un imbuto metti del bicarbonato di sodio. Questo dovrebbe bastare, quindi versa un po' di aceto. E prendi quel bicarbonato di sodio in più. Quindi riempi la bottiglia a metà. Metti il palloncino sopra la bottiglia. E proprio così? Hai un piccolo aiutante! Quindi toglilo. Ecco, appena in tempo. Wow! Perché sprecare il fiato, giusto? Questa cosa dura un bel po'. Penso che ora siamo pronti per la festa. Gah, vincerò io! Dammi popcorn! Perfetto! No! Tutto a causa della tua stupida bocca! Perdente! Ehi! Cosa stai facendo? Ma che schifo! Ma almeno è di facile accesso! In effetti, perché non renderlo più facile? Senza maniche, posso capovolgerla! E mangiare senza dover toccare nulla! Gnam! In realtà è piuttosto geniale! Ora, questo è un gioco intelligente e non devi mai fermarti per fare uno spuntino! Ma è davvero fantastico! Cosa stai guardando, Brian? Il gioco è iniziato! Va bene! Sono più interessata a mangiare! C'è qualcosa di buono qui intorno! Bingo! Ho sempre voglia di cereali! Tutto ciò di cui ho bisogno è una... ciotola? Cosa sono tutti quelli? Che schifo! Ehi, una ciotola! Aspetta! Immagino che non userò quella! Non posso semplicemente mangiarli con questa! Metti giù la scatola in questo modo! Quindi ritaglia un quadrato sulla parte superiore! Bene! Una volta rimosso, hai una ciotola! La plastica tiene tutto ben fermo! Sembra che funzioni! Non dimenticarti il cucchiaio! Ehi, l'hai fatto tu! E vuoi sapere la parte migliore? Niente piatti sporchi! Ehi, hai preso la cena? Sì, e ho preso il mio preferito! Pollo fritto, caldo e croccante! Guarda, e ha un odore ancora migliore! Non troppo male! Manca solo una cosa importante! E già che ci sei, prendi del ketchup!
Chi sta chiamando? Oh! Ciao, Sofia! Volevi questo? Lo aprirò io. Sul serio? Ma fa fare tutto a me! Oh, e prego! Penso di meritarmi un pezzo! Un altro? Ok, contenta? È incredibile! Cosa sono il tuo versatore personale di ketchup? Come ti piace questo, eh? Ora è il gran finale! Non puoi avere mai abbastanza ketchup, non è vero? Devo andare! E poi basta scuotere! Che cosa? Va bene! In realtà, forse hai avuto una grande idea! E non devo nemmeno fermarmi per spremere! Dammi quella busta! Ho fatto io tutto il lavoro, dopo tutto! Gustoso! Ammazza, questa roba è davvero buona! Ecco perché è il mio preferito! Bel trucco! Oh, grazie! Il ketchup è davvero il condimento perfetto! Questa roba ha un profumo incredibile! Troppo calda! La mia lingua! Ti dispiace se bevo questo? Quello è mio! Stupido ragazzo! Questa roba non si raffredda! Ma l'aria condizionata è rotta! Questo funzionerà! Smettila di toccare ciò che non è tuo! Ho un'idea geniale! Ma partiamo dall'inizio! È l'ora del nastro! Con poche strisce posso creare uno speciale congegno di raffreddamento! Alcuni nodi qui e voilà! Vuoi vederlo in azione? Ad ogni boccone la ventola raffredda i noodles! Fammi provare! Non esiste! Allora berrò la tua stupida acqua! È praticamente vuota! Che cos'è questo? Devo cucinare la cena! La mamma sta per tornare a casa! Pensa, Lizzie, pensa! Oddio! Potrei fare la pasta! Farò in fretta con questo coso! Prendi una tazza! E versaci della pasta e l'acqua! Poi via nel microonde! Dai, sbrigati! Ma non può andare più veloce? È abbastanza calda! Ed è cotta, vedi? Aggiungi del latte e il formaggio che preferisci! Lascia che il calore sciolga tutto! Sembra piuttosto delizioso, eh? Pasta al formaggio istantanea! Bentornata a casa, mamma! Pasta al formaggio, la mia preferita! Sembra deliziosa, tesoro! Ed è divina! Ho imparato dalla migliore! Buon appetito, signore! Pausa bagno! Dai, devo usare il bagno! Beh, che c'è? Sono ore che sei dentro! Insomma! Adoro questa rivista, è pazzesca! Non ci credo! Luna ha finito la carta igienica e non l'ha cambiata! Mi è venuta un'ottima idea! La pagherai per questa cosa! Primo step, pellicola sul water! Bisogna assicurarsi che sia abbastanza! Prossimo step, cioccolato spalmabile! Buono! Ma non così buono se lo metto sulla pellicola, però! Guarda che bontà questa cioccolata! Ottimo! La farò impazzire! Ora devo solo aspettare! Oh, sono stanchissima! Tosta la mattina, eh? Ma almeno ho dormito bene! Oh, è in bagno! Mm-hmm.
cos'è? C'è cascata! Sta dando di matto! Aspetta, ma qui c'è un barattolo di Nutella vuoto! Che cosa strana! Oh, è uno scherzo! Beh, gli darò corda allora! Te l'ho fatta! Hai urlato fortissimo! Eh sì, me l'hai proprio fatta! Certo, chiaro! Oh, oddio! Che schifo! Ok, chi la fa l'aspetti? Devo lavarmi le mani! Sì, spesa fatta! Mi piace avere la dispensa piena! Aiuto! Sto cadendo! Aia! Ma su cosa sono inciampata? Ah, oh, Kevin ha lasciato in mezzo le scarpe! Deve proprio imparare la lezione! Vediamo! Lì c'è il suo cappello! Oh sì, credo di sapere cosa fare! Mi servirà dello scotch. Attacco metà striscia al muro e metà a questo bicchiere. Perfetto, così si tiene su. E ora il cacao in polvere. Riempio tutto il bicchiere. Ah, meglio mantenerlo mentre rimetto a posto il cappello. Non vedrà mai il bicchiere qui sotto. Voglio riprendere tutto. Eccolo! Non ci credo, getta le scarpe ovunque con quei piedi. Manca pochissimo. Eccolo, prende il cappello. Ehi, ma che cavolo! Tu, so che c'è il tuo zampino qui. Ok, pace, vieni fuori. Io? Va bene. Ah, divertente. Questa va appostata! Vieni qui, facciamoci un selfie! Viva gli scherzetti! No! Me l'hai spalmato tutto addosso! Ah! Chi la fa l'aspetti? Siamo ridicoli! Amo il tè caldo al mattino! Ah, che buono! Metto la tazza nel lavandino! Vediamo, qui c'entra perfetta! Forse dovrei lavarli. Nah, va bene così. Ottimo, ho voglia di cacao in polvere. Beh, mi serve solo una tazza. Ma aspetta, ma che diamine? Quanti piatti? Tutte le tazze sono qui nel lavandino sporche. Che schifo, come siamo arrivati a questo punto? Beh, allora è il momento di fare un altro scherzo. Mi serviranno questa tazza e un po' di yogurt. Uno yogurt bello stagionato. Nella tazza. Poi ketchup e senape. Perfetto, un bello schifo. E ora la carta. La giro al volo, così non cadrà troppa roba fuori. Ottimo, ora tolgo la carta. Mi servirà della panna per renderlo credibile. Fantastico! Un po' di confettini colorati. Luna, vieni un attimo. Ti ho fatto una bella tazza di cioccolato! Oh, grazie, sembra buonissima! Me la porto di là! Ah, ci sei cascata! Cosa? Dov'è la cioccolata? Non c'è, perché i piatti sono tutti nel lavandino! Ah, oh, era uno scherzo! Ok, perfetto, facci i piatti! Che giornata stancante! Che bello essere a casa! Mi devo riposare un attimo! Oh, sono sola! Posso prendere la mia scorta segreta! Così di certo mi sentirò meglio! Ehi, aspetta! Ci sono solo le confezioni! Dove sono i dolci? Oh no, sta arrivando! Devo nascondere tutto! Potremmo andare al campetto dopo! C'è mancato poco! Ha quasi visto la scatola! Ehi, come va? Oh, bene! Aspetta un attimo! Quello è cioccolato?
Kevin, stai cercando questa? Sì, è proprio cioccolato! È stato lui a mangiare la mia scorta di dolci! Ma che ladruncolo! Si merita proprio una bella lezione! Mi serviranno un pirottino per cupcake e della panna! Inizio con un po' di panna sul fondo, poi ci metto un bell'uovo! E ora di nuovo panna, devo coprire l'uovo! Perfetto, questo scherzo sarà pazzesco! E il cacao in polvere gli darà un bell'aspetto! Non si accorgerà che non è un vero cupcake! Questo scherzo sarà epico! Kevin, vuoi questo cupcake? È per me? Certo che lo voglio, sembra delizioso! Oddio! Che succede? Cos'è questa roba? Che schifo, è un uovo crudo! Perché l'hai fatto? Oh, non so! Forse perché hai mangiato i miei dolci? Ok, mi hai beccato! Posso andare ora? Mai mangiare i dolci di una ragazza! Proveresti uno di questi prodotti Amazon? Faccelo sapere nei commenti e ricordati di iscriverti al nostro canale così non ti perderai il divertimento!